Ehi, ciao ragazzi! Mamma mia, Oggi è così. oggi Oggi va così. ho messo il treppiedi con la telecamera fissa. Hai fatto bene, hai fatto bene. Io ho messo le cuffie. Allora, intanto volevo salutare Child in the 80s che è Alias Angelo. Non so se conosci quella pagina. No. È molto bello, molto bravo lui. Datemi riferimenti. Tra l'altro lui è anche un grande appassionato di musica, Bene, perfetto. soprattutto dei Joy Division. Ah, siamo più sull'oscuro. Siamo più Allora, sull'oscuro. Vai. intanto salutiamo tutti. Oggi la diretta degli anni 80 è dedicata alla musica. La scorsa settimana abbiamo fatto quella del cinema, è stata una cosa un po' sperimentale quella della scorsa settimana, ma comunque è andata bene. Sì, Eh? infatti. Abbiamo fatto tante visualizzazioni, quindi. Abbiamo ancora i film dietro, tra l'altro. Giusto per. Allora, oggi parliamo di musica, cioè abbiamo scelto un po' di dischi da farvi vedere, da consigliarvi. Io sono stato un po' sul pop, diciamo, cercavo di non essere troppo banale, ecco, perché non è sempre facile, perché poi gli anni 80 parliamo di un decennio smisurato di musica, di Io tutti i generi. ho scelto pop rock, qualcosa che mi ricorda quei tempi e di cui io sono legato, quindi hanno anche un valore affettivo, più che effettivo, diciamo così. Comunque sembri il Monnezza, è così. Lo so, lo so. Allora, parti tu, parto io. Questa volta parto io, visto che l'altra volta mi hai Vai. fregato. Allora, parto con sicuramente uno dei miei artisti. Sono malato per questo artista. Cioè, sono veramente appassionato. Secondo me ho almeno un centinaio fra vinili e CD. Ed è Il Duca Bianco. Ah, parti subito così a raffica. Sì, no, è raffica. Questo è un disco del 1987, Never Let Me Down. È il periodo anni 80 di Bowie, insomma, è un po' controverso. C'è chi piace come me e c'è chi lo odia, perché insomma, lì passa dagli anni 70, dal glam, dal rock, così, però bisogna dire che è un artista che ha sperimentato a tutto tondo, cioè è arrivato a fare musica elettronica negli anni 90, poi è arrivato al jazz con gli ultimi album. Insomma, è un artista veramente che ha sperimentato tanto. Questo album qua è molto particolare perché è nato rispetto agli altri dischi di Bowie per uno scopo preciso: fare un live, cioè lui ha costruito questo per fare un live, anche perché l'album prima era quello di Let's Dance, grandissimo successo commerciale, con dietro Il il film chitarrista Absalom degli di Beirut. Chic, quindi era una bomba. Bravo Massimiliano, non solo concerto a Firenze, ma io ho partecipato al concerto che era il Glass Spider Tour proprio a Torino. Lo so. Perché lui scendeva da questo ragno. Secondo me, questo qua è uno dei CD più importanti della discografia di Bowie. Contiene dei brani bellissimi come Day In, Day Out, Time Will Crow, Never Let Me Down. Cioè, veramente un album da recuperare. Quindi io lo consiglio e poi magari beccatevi di rivedere il video del live, che è veramente bello. Dunque, va bene, allora tu passi 1987, passo anch'io al 1987 con una band di cui io praticamente quasi avere. Sono nato con loro, sono cresciuto con loro e ho avuto il piacere anche in qualche modo di conoscerli, non tutti, ma diciamo quasi tutti. E una volta ho lavorato con loro, quest'estate in teoria dovrei lavorare con uno di loro, ma non sappiamo di che morte morire per questa situazione di emergenza che abbiamo, quindi al momento è tutto quanto sospeso. E
ha lo stesso, più o meno lo stesso discorso di David Bowie su alcuni fronti, che sono i Pink Floyd con A Momentary Lapse of Reason, 1987. Tra l'altro, anche loro arrivano dalla grande scissione con Roger Waters. Io devo essere sincero, io continuo a rimanere watersiano, nel senso che sono molto più legato ai lavori di Roger Waters che quelli di David Gilmour. Però c'è da dire che Roger Waters aveva lasciato i Pink Floyd con un album meraviglioso che è The Final Cut, che però non piacque a nessuno, semplicemente perché era un album di Waters con la musica dei Pink Floyd. Mancava già Richard Wright, quindi poi si ritrovarono Mason e Gilmour a cercare di ricomporre la band, chiamarono anche in corso d'opera Wright, che non poteva far parte della band semplicemente perché era stato licenziato, o si era comunque, non si è mai capito se è stato licenziato o si è licenziato lui, comunque sia, lui non poteva far parte dei Pink Floyd. In corso d'opera lui fu chiamato come session man e durante la tournée dell'87-88, anzi poi andò avanti fino all'89, venne poi ufficialmente riammesso nella band, e infatti poi nel 94 uscì The Division Bell. Questo album qua io sono legato semplicemente perché questo fu l'album che mi aiutò a vedere per la prima volta i Pink Floyd dal vivo, che io vidi nell'89 con la tournée di quella del tour dell'album, adesso mi sfugge il nome, Delicate Sound of Thunder, che uscì nell'89, che era il live di questo album qui, e io riuscii a vederli prima a Livorno, poi il famoso concerto a Venezia, dove non vidi niente alla fine, perché comunque c'era talmente tanta gente che insomma non si è, e anche loro fecero questo per poter... Ti sento a scatto. Sì. Che okay. Dice che non riesce che non riesce a calarsi bene The Final Cut. The Final Cut è un album meraviglioso con dei testi e delle musiche straordinarie, però è un lavoro di Waters, quindi molto deve piacere Roger Waters. Io adoro Waters, deve piacere molto. Io sono riuscito a sentire diversi brani dal vivo di questo album qua, fatti da lui, e ho i brividi ancora adesso. Non vedere via al televoto, come si faceva negli anni Ottanta, che Bowie o Pink Floyd? Difficile, eh? Ok, vabbè, questo comunque era il mio, vai col tuo. Allora, io parto sempre dallo stesso anno, quindi 1981, cambio completamente genere, cambio nazione, quindi perché non sono riuscito a contrapporti un Peter Gabriel, perché non ce l'ho qua fisicamente. Allora, a sto punto ti ho contrapposto un personaggio amato e odiato in egual misura qua in Italia, che è Vasco Rossi. Vasco Rossi con il suo Siamo solo noi. Primo album, tra l'altro, in cui questo è il secondo. Questo album qua è il primo album dove lui inizia ad essere accettato da una grossa fetta di pubblico, inizia a essere considerato dalla critica e dal pubblico. Io sono legato a questo album qua semplicemente perché, devo essere sincero, è stato il primo vero album che io ho ascoltato di Vasco a metà anni 80. Infatti fu per tanti Io anni forse l'unico che avevo, tra l'altro, suo. il Vasco degli anni Ottanta, quello di Portatemi Dio, per dire. Esatto. Che mi sembra che E fosse l'album dopo. molto, molto meno commerciale, molto più particolare, poi insomma, oggi come oggi non lo sopporto più. Ma io ci lavoro spesso con lui, è una persona abbastanza tranquilla, quindi dal vivo è molto meglio adesso di una volta. Musicalmente. Musicalmente ormai non ha neanche più voglia di dire nulla, però lui è dal vivo che funziona, e dal vivo adesso è ancora meglio di 20 anni fa, semplicemente che. Come la vuoi far vincere? Perché mettere questo contro Vasco, cioè, il Cosby. Lo so, ma Che la poi prima l'ho vinta io. la cosa più bella di Phil Collins, in The Air Tonight, è che quando C'è Francesco che si sta lamentando perché dici che non stai calcolando i partecipanti. No, scusami, è che leggo, ma no, i partecipanti li sto guardando, è che no, sono troppo veloce, quindi intanto li salutiamo tutti. Come
Chi è cosa stanno dicendo? No, stiamo parlando Francesco, di musica anni Ottanta. Stiamo facendo una sfida di musica anni 80, cose che si sanno già. E allora cambia Vabbè, cosa ti cambio dico. canale. Vai su quello della Ferragni che fa delle dirette bellissime. Dicevo, sono molto legato a questo album semplicemente perché è stato il primo che ho ascoltato di Vasco, ecco. Vai, vado col prossimo. Prossimo. Guarda qua cosa ti tiro fuori dal cilindro. Beh, commercione. Sul commercio pesante anni 80, personaggi. Questo Arena del 1984 è il primo live dei Duran Duran, diciamo live per modo di dire, perché sai che tutte queste cose qua vengono registrate in studio e poi sotto ci buttano gli applausi. Grazie Francesco che preferisci noi, anche se non abbiamo le tette. Ma neanche lei ce l'ha. Oh. E quindi per esprimersi, basta dire che ieri sera mi sono rivisto la decima volta il Genesis al Circo Massimo, grande, bellissimo, bellissimo live. Tra l'altro i Genesis si sono cioè, rimessi insieme e rifanno la. Se tutto va bene, fanno il live ancora. No, Francesco, questo qua è del 1984, l'uscita di questo disco qua, Arena. Esattamente pubblicato per la prima volta il 12 novembre 1984, sì, al limite tra l'84 e Grande Andrea, che è figlio degli anni Ottanta, come tutti noi. l'85. E chiaramente conteneva già le hit di quel periodo, tipo, guarda che ti tiro fuori il vinile di The Wild Boys. No, questo perché comunque allora, cioè, tra l'altro loro sono migliorati tantissimo in live ora, oggi. Allora erano un po' Sì. dei cagnacci, diciamo. Anche No, io penso erano sì. più giovinci. Beh, ma Simon Le Bon vocalmente non è mai stato un fenomeno, diciamo. In studio andava bene. La cosa bella del live, se potete andarvelo a riprendere, era bello perché usavano gli stessi personaggi dei video, tipo c'era quell'automa robotizzato nel live, che veniva utilizzato proprio nel video di The Wild Boys. Cosa interessante del video di Wild Boys, diciamo la curiosità, che Simon Le Bon rischiò la vita, perché quando girava dentro quella ruota così, non riusciva a parlare, a cantare e a prendere fiato nello stesso momento. Sì, saremo la stessa Okay. età. Vabbè. Vabbè, Allora, vai in quel durante tuo. con 1984, quindi nel 1984 usciva il secondo album di questa signorina qui che ha segnato gli anni 80 e non solo, che, e quindi parlo di Madonna, Like a Virgin. E Madonna. ti faccio solo vedere che ho anche il vinile. Questo è quello Anche io lì. originale, questo è proprio comprato ai tempi. E vi faccio vedere velocemente una parte della parete che io ho in camera, qua nella sala, insieme all'albero di Natale, e lì vedete tre singoli di Madonna, tra cui una. Ho Hai le donne sul muro. la Madonna appesa al muro, perché io sono un po' da ragazzino, erano i periodi delle medie, insomma, così ero un madonnaro, diciamo così, non proprio. Io Andrea ascoltavo. dice sì, Spandau era gli antagonisti dei Duran, diciamo. Esatto. Madonna invece non aveva tante concorrenti ai tempi. Ho avuto Michael Jackson per un periodo, anche se lui giocava No, su un parlo altro. E poi di donne. ha avuto Cyndi Lauper. Beh, però Cyndi Lauper era un po' più di classe. Era un pochettino, però all'inizio era uscita un po' come la sua antagonista, Sì. poi dopo si è tutta. Quindi. Questo album qua ovviamente è nel mio cuore, è nel mio Beh, sì. cuore, quindi ho giocato lei. Tra l'altro Quindi ci stanno giocando. è una sfida abbastanza alla pari, dai, Duran contro Sì, ma Madonna. stesso anno è 84, questa roba è strana. Sì, è strana, Sì. comunque. Madonna con Like a Virgin. Allora, io vado avanti con una cosa che so che avrai anche tu. Tears for Fears. Questa è la, diciamo, perché essendo un grande fan dei Tears for Fears, ci siamo visti anche il concerto insieme È quest'anno a vero, è Milano, dopo 2 anni di vero. ritardo per i problemi familiari di Orzabal. questa è la raccolta che è uscita nel 92, però racchiude tutti i grandi successi,
dei Tears for Fears degli anni 80, da Sowing the Seed of Love, Woman in Chain, Shout, The Ovaries, Mad World, Patient, erano tutti successi. Contiene anche un inedito, non tanto amato dal compagno di Orzabal, Tears Roll Down, perché anzi non, speravo la facessero durante il concerto, invece non l'hanno fatta. Perché insomma effettivamente l'ha fatto lui col nome di Tears for Fears, ma da solo, Eh sì, è stato come l'album che ha fatto l'album e la tournée che ha fatto da solista con il nome Tears for Fears. gli album successivi, che comunque sono album interessanti. Lui secondo me è un grandissimo autore. Nel concerto abbiamo visto che Orzabal, io non mi ricordo il nome dell'altro, scusami, del solo, Curtis Smith. sì, Carter Smith. Diciamo che Orzabal la voce non ce l'ha più, invece l'altro l'ho visto migliorato dai tempi, nonostante che il falsetto che aveva non riesce più a riprodurlo, però Quindi ti sei giocato i Tears for Fears con un Greatest Hits e io te la bravo lascio. Child, non so se mi dice Woman in Chain, c'era Phil Collins in batteria, penso. Esatto, era in quell'album lì c'è anche Pino Palladino al basso. Quella è Ah, la Say Yes poi in the questi Season. nomi assurdi, un po' come nei Duran Duran, che c'era Ragazzi, Cucurullo. Pino Palladino, mitico bassista di Paul Young, fra gli altri, ora suona anche con gli Who, però vabbè, lui Allora, cosa è mi da bassista. contrappone? Ma c'è anche Totò che ci sta guardando, tra l'altro. Grande Totò. Allora, cosa ti contrappongo? Ti contrappongo i Tears for Fears, ma con The Hurting. Sì, Depeche Mode ci piacciono assolutamente, ne parleremo magari nella Mode, sì. puntata elettro, diciamo. Perfetto. Tears for Fears, The Hurting, se non vado errato, è il primo album loro, ma non sono sicuro. Comunque qua ci sono già i primi segni, perché dentro ci sono Mad World, c'è Pale Shelter, c'è Change. Quindi questo è l'album Spettacolare. che li ha fatti conoscere. Ci mancano i Simple Minds. Allora, devo essere sincero, io avevo un live che volevo proporre dei Simple Minds, un doppio live registrato tra gli anni 80 e gli anni 90, e mi hanno lasciato questa cosa perché era degli anni 90, quindi non l'ho voluto mettere, un po' come Peter Gabriel, qui ho trovato altri. Magari toccando anche rock, Sì, no, vabbè. Comunque, questa questo è ti sfrutta. una puntata più leggera. Comunque, in questo caso vincono i Tears for Fears per forza. In questo caso, È bella lì. allora cambio le carte perché poi avendo parlato anche dei vinili. Volevo giocarmi una cosa, invece gioco un vinile. Basta, hai cambiato in No, corso d'opera. e gioco Liverpool dei Frankie Goes to Hollywood. Un altro è una band che ha fatto pochissimo, perché parliamo di due album e poi un sacco di raccolte, remix, mega mix. Sono andati avanti 30 anni con riproduzione. Non ho preso l'album di Relax, ma questo perché ha dentro dei pezzi che sono più crossover, come Rage Hard, che secondo me è eccezionale. Sì, mi dici Dire Straits, Dire questa Straits, ragazzi, Dire Straits che io sono riuscito ancora a vedere dal vivo e ho avuto il piacere di lavorare due volte con Mark Knopfler, guardate sia l'anno scorso che 6 anni fa. la cosa bella dei vinili erano gli interni, e qua vediamo in tutta la Ah, loro bellezza. in questo gesto qua. Eh? Sì, facevo che beh, ma lui è un personaggio incredibile, perché comunque Holly Johnson, che è ancora attivo, tra l'altro, ha fatto degli album, a parte quelle due o tre schifezze che ha fatto, Americano, Whiskey, aveva fatto due album da solista, e poi ha fatto delle cose più elettroniche, più sì. Più new wave, il famoso gesto. Giustamente si dice, si parla di New Wave e poi c'è il famoso gesto del relax. Lui, tra l'altro,
positivo all'AIDS, un grandissimo pittore anche. Lui penso che viva ancora a Berlino, quindi è un artista tutto tondo, Holly Johnson. I Frankie Goes to Hollywood non hanno mai smesso, continuano ad andare avanti cambiando cantanti, così però nessuno riesce a avere la sua voce, anche la sua gestualità, il suo modo di fare scena. Devo essere sincero, io non sono mai stato un grande fan dei Frankie Goes to Hollywood, anzi, in alcune cose mi lasciavano sempre. Parlando dell'album prima di Relax, vi consiglio di vedervi il video della colonna sonora di Omicidio a Luce Rossa, di Brian De Palma. Brian. Molto molto bello che c'è una versione non censurata di Relax. Tra l'altro, parlando ancora di Relax, io ho la prima versione che era uscita in vinile per il mercato europeo, non aveva l'audio. Cioè, avevano censurato Relax, Don't Do It, perché dicevano che era troppo provocatorio. Quindi io avevo preso ai tempi il maxi singolo, il vinile, e non c'era l'audio, non c'era stampato sopra l'audio. Così, Vabbè. un disco muto, è come un film senza immagini, figo, ci sta. Allora, tu ti giochi Frankie Goes to Hollywood, io cambio completamente genere, con una band che io amo da morire, che mi ha forgiato paralleli ai Pink Floyd, possiamo dire, anche se poi si sono trovati in una loro dimensione, con questo album del 1980 che sono gli Alan Parsons Project. Questo album è uno dei miei album preferiti loro di sempre, che è The Cherub on the Friendly Card. Tra l'altro, parlando di tournée, come i Genesis che si sono, hanno annunciato di riformarsi. Tra l'altro, alla batteria ci sarà il figlio di Phil Collins, non ci sarà lui canterà. Anche Alan Parsons è in tournée proprio portando questo disco dal vivo. E questo è un disco che io avevo comprato in cassetta a Torino quando ero ragazzino, e fu l'album che poi me li ha fatti amare, anche se poi l'album che li ha fatti conoscere in Italia e che li ha fatti esplodere è poi questo qua, cioè Eye Quello in the ascoltato. Sky. Ma dai, Eye in the Sky era troppo Che si semplice, ballava era in troppo. discoteca. Esatto, al posto di Eye in the Sky ho scelto The Cherub on the Friendly Card perché soltanto grande Simone, soltanto un pazzo come Alan Parsons poteva fare un concept album dedicato al gioco d'azzardo. Assolutamente. E tra l'altro, la cosa che pochi sanno è che tutti gli album di Alan Parsons sono tutti dei concept album, hanno un filo conduttore tutti quanti, quindi Molto hai Robert. molto Floyd, diciamo. Floyd, perché Alan Parsons è stato Lo esatto, il speculatore. dei Pink Floyd in due album, Atomic Mother e soprattutto The Dark Side of the Moon. Quindi io mi gioco. Allora, poi prima ho visto tra chi si sta ascoltando Open Wise si un trova in Culture Club, roba del genere. Chiaramente c'è ce n'è tantissima talmente roba. tanti. Abbiamo scelto pochi perché se no non c'era abbastanza tempo. Otherwise si trova qua. Volta, ma poi uniamo e poi lo riproponiamo il video. Che Peppe dice Otherwise si trova A questo giro su. hai vinto tu, non posso mettere Frankie Goes to Hollywood contro Alan Parson. Adesso poi ti gioco l'ultima carta che è il Jolly. Aspetta, allora io gioco un artista. Andiamo nel 1988. Ok. Questo avevo la cassettina, poi ho preso il vinile, poi il CD, insomma. Tracy Chapman. Ah, Tracy Chapman, che tra l'altro è un po' dimenticata, è un peccato, perché è un Ma è film. No, ma dico nel grande pubblico, soprattutto per i ricordi degli anni Ottanta, Tracy Chapman è sempre relegata in secondo piano, non è mai quindi, tanto. nonostante che questo album contiene dei singoli, cioè praticamente sono tutti singoli, perché parliamo di Talking About a Revolution, Pascal, Across the Line, Better Than the World, Baby Can I Hold You, cioè sono tutti singoli che poi hanno rifatto in tanti, dalle boy band, poi in versione Assolutamente. discoteca,
Quindi questo è un album, poi è un crossover perché c'è dentro della musica acustica, del country, è il tipico album di macchina, drive a car questo. E, sì, è sottovalutata per la bravura. La linea metallica, effettivamente. Ma faremo, allora già dichiariamo che la prossima settimana faremo la versione. No, non era troppo anni 90, Tracy Chapman, perché comunque cioè negli anni 80 c'era tanto di questo genere acustico, così. Poi magari non arrivava in Italia perché avevamo gusti differenti. Insomma, in Italia avevamo l'italo disco, ai tempi. Ballavamo delle schifezze. Denaro, ma Denaro, Sabrina Sandy Salerno, Mac, che non è italiano, però. lì ci serve una puntata solo dedicata a quello. Però già possiamo dichiarare la prossima puntata dedicata al rock, visto che ci sono tanti rock. Vai, cosa mi Perfetto. contrappone a Tracy Chapman? Allora, ti contrappongo ovviamente un album che è rock. A questo punto già mi gioco una carta del 1985 con tournée del 1986, un album ormai leggenda, soprattutto perché è stato l'ultimo album portato dal vivo da questa band del compianto Freddie Mercury, e quindi mi gioco A Kind of Man dei Queen. Vabbè, è una quindi merda. ti faccio del male, perché questo è forse uno degli album più amati e conosciuti dei Queen, proprio perché è stato l'ultimo che loro sono riusciti a portare in tournée, perché poi Mercury, avendo scoperto di avere e di essere malato di AIDS, non se l'è più sentita, non riusciva più a reggere praticamente le tournée. Quindi in questo album ci sono un sacco di singoli: One Vision, A Kind of Magic, Friends Friends, Who Wants to Live Forever, anche se la mia preferita di tutto è Princess of the Universe, perché da buon rockettaro, metallaro, cattivo, ignorante, cafone, ovviamente Princess of the Universe, tra l'altro album che venne usato anche per la colonna sonora del film Highlander, l'ultimo immortale, con Christopher Lambert, o Christopher Lambert, che dir Sì, si voglia. ha ragione Quindi, Charlie dicendo che poi Tracy Chapman si è fermata qua. È vero. sì. Ma si è fermata qua, almeno qua in Italia, diciamo, perché poi tanti artisti. Guarda le Bengals, proprio le Bengals. Pepe dice giustamente: Prince, hai ragione, Prince, ma lo stesso Michael Jackson, però non potevamo, cioè Abbiamo diventava perso i troppo. troppo. Cioè, la volta scorsa, fra le tre dirette, perché ne avevo fatta una, ma su tre cose, alla fine era quasi 1 ora e 40 di roba, magari la gente ci. Capisco che magari non bisogna fare niente, non si sa cosa fare in questo periodo, però non vogliamo ammorbarvi ulteriormente da. Comunque, e questa sfida qua si chiude con Tracy Chapman e i Queen con A Kind of Magic. Ho tirato fuori ancora qualche disco giusto per parlare un po' di altri dischi anni 80. Ma se vuoi, io intanto faccio una cernita tra i 45 giri che ho qua a disposizione. Ok, guarda, intanto avevo un altro CD, diciamo che era come un altro bonus se questo, diciamo che è rimasto l'unica cosa veramente famosa, dell'altra forse farete fatica anche a ricordarvela. Sei pronto? Vai. Questo. Questo è Orzabal. Non è Orzabal? No, Tanita No. Tikaram. Ah, Nita Tikaram, è vero. Praticamente 86, 87. Può questo è essere? dell'88 sempre, stesso anno 88. di Tracy. A parte che questo è famoso solo per un singolo che era Twisting My Sobriety, Twisting My Sobriety, sì. molto particolare come album. Citano Nick Cayman, sì, ho anche Nick Cayman. Ricordo. Allora facciamo una puntata. Charlie, ti piace Tanita? Bella pacciarotta.
Allora, tu fai vedere, allora, io faccio un giro veloce di 45 giri che potrebbero piacere un po' a tutti, legati agli anni 80, tutti diversi. Allora, questa è la settimana scorsa, ve l'avevo già fatto vedere, che tu mi odi da morire. Poi ho un capolavoro trash pesantissimo, che è veramente la summa di tanta roba brutta ma bella, che Amico è. Dario Maldambembo. Dario Valdalmebo, Caterina Caselli e tra l'altro la partecipazione di alcuni personaggi che si dovevano scoprire all'interno della copertina, che c'erano tutti Sì. questi personaggi, e mi ricordo sicuramente c'era Nina, che tra l'altro è qua. Assolutamente mi piace, nel periodo degli anni 80 era super però Ragazzi, è tanta roba. prima e negli anni 80 aveva fatto dei pezzi da discoteca terribile. Brian Ferry al Live Aid con alla chitarra David Gilmour e al basso Marcus Miller. Silenzio, shh, basta, non ce n'è. Beh, Poi. senti, aspetta che ne passo uno io, visto che sempre per il discorso della scorsa settimana dei film, un bel vinile. Labyrinth, Questa è tanta come roba. dicevo, purtroppo essendo collezionista di Bowie, ho veramente tutti i singoli, i vinili colorati di ogni. Sì, eravamo tutti bambini anche negli anni Ottanta, un pochettino. Ok, e cosa ti tiro fuori? Ragazzi, qua stiamo andando nel trash più puro schifoso, eh. Ne sono consapevole, ne sono anche orgoglioso. E se vuoi un'altra cosa, invece, una persona che poi. Beh, poi Questa. molto, molto più famoso. Quanta roba avete? Allora, caro Francesco, io solo a casa dei miei ho più di 6.000 vinili. Io qua non ho moltissimo qua a casa mia, ma anche a casa dei miei ce n'è parecchi. 3.000-4.000 CD, giusto per gradire. Poi una coppia torinese di cui io conosco molto bene la sorella e conosco anche lui, uno dei due ovviamente, così che sono i Righeira con L'estate sta Ah. finendo. Qua siamo a vertici, beh, qua invece si Ma va invece su. mi assento solo un secondo, vado a recuperare due cose. Arrivo Vai, subito. vai. Parliamo Allora, di prima si parlava della contrapposizione di Madonna e avevamo Cyndi Lauper. Di che anno sono? Io sono del 74, anche se non sembra perché mi vesto da pirlo, quindi ho i capelli lunghi a finti perché non sono miei questi, ma li uso io per fare il cretino. E sono del 74, quindi io gli anni 80 li ho vissuti proprio comunque tutti a pieno. Riaccomi. E nero, lo so. Anna Oxa, ragazzi, volete dare Posso? un Vado Anna io. Oxa? Oh, vado. Sei pronto? Avanti. Anna Guarda, Oxa, ma non c'è. come le carte da poker. Dei capelli dove sì. Il suo nipote è un mio carissimo amico. Grande. Qua si parla di Torino, ragazzi. Torino è un buco di culo. Quindi alla fine. Alla fine ci si conosce tutti, quindi il grande Stefano, nipote di Umberto Tozzi, è un mio carissimo amico. E boh, ti faccio un'altra roba italiana trash fighissima, e qua siamo a livelli stratosferici, ma veramente perché è bello il pezzo. Ah. Fotoromanza. Questo è Nannini. Questa è, tra l'altro, la cosa bella dei tempi, che nei 45 a volte c'erano i testi. Sì, E quindi tu potevi cantare la canzone leggendo. assolutamente. Ma allora, visto che prima qualcuno ha parlato di cose più disco, un pochino più trash, guarda cosa ti tiro fuori questa bellissima copertina della Bionda. Beh, qua è un colpo basso. Qua è un colpo basso. Allora. Abbiamo salvato il cellulare. Dunque, tu mi mandi. Mi avete scaricato il cell. Ciao, ciao. Se vogliamo parlare proprio di roba trash che si ricordano in pochi, allora ti tiro fuori questo. Diana West con Diana Le West, Ruffo. no, non è, no, invece Scusa. è un caposaldo, non hai. Non ho Anna Oxa qua. Ma ce l'ho. Se volete,
la rettore. Ho la rettore qui. No, 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 a Nauce, ce l'ho a casa dei miei. Allora, vediamo se indovini. Copro il titolo, vediamo Tenet, giusto. Vediamo se indovini che disco è. Ah, no, questo non mi sovviene. No, Non ma mi lei non la sovviene, conosci? no. No. Vedo niente, leggo nulla. Blondie, ah, e beh, adesso sì, adesso De Pierre mi viene più chiaro. Beh, ma qui Facciamo siamo già. delle bellissime copertine, Va bene, allora che so, mi gioco una donna Summer? O una donna. qualcosa degli Oliver Degli Onions, tipo Spring Oliver Onions. North Away. Guarda, io ho un 45 giri, però non so se sia. Sì, è anni 80, sì, 1982. Qua siamo a livelli così, lei piccina, non c'è più perché è mancata qualche anno fa, però io ho questo 45 giri di Carina Half. Ah, oh, ma dai! No. Questo è per te. Questo mi manca. Qualcuno sapeva che Carina Half avesse fatto dei dischi e ha fatto anche dei dischi. Perché mi Questo è manca. Tingimi di blu Non e mi Take manca. That. Poi se vogliamo andare nel trescione, dai, fammi vedere se hai. Vedere uno shaped? Vai, Nicole dice che 2 minuti sta arrivando la droga, magari. Qua, vabbè, ma qua tu lo sai che Sting è stato il bassista che mi ha fatto innamorare del basso, infatti io suono il basso soprattutto grazie a Sting. Qui non ho niente dei Police e non ho niente di Sting. Qua su, né vinile né robe, però ti posso uccidere con una. Ti faccio una doppietta così, veloce, veloce. Un sarà per dei ricchi o poveri. Anch'io. Qua siamo. Eh no, vabbè, qua forse. Fammi vedere se anni 80 o anni 70, perché se no Vabbè, non me lo posso dopo ricordare. No, 40 anni. 1980. Un Adriano Celentano con Il tempo se ne va. Ragazzi, ragazzi, ti posso giocare un Rockets, ti posso giocare un Alan Sorrenti. E allora, tolto che io lì c'ho un UFO robot appeso al muro. Ma allora se vuoi giocarti la carta trescia pesante, sei pronto? Questa te la Aspetta, invito. perché questo è retro. Eh sì, però questa è la versione quella televisiva o quella rifatta? Attenzione, perché ce ne sono due. Televisiva dei Super Robots. Perfetto. Allora, ti faccio male? Salutiamo Allora, Wendy. Wender che vince Cavozzi, aspetta Wender, perché io ti posso anche tirare fuori questo. Sì, oh, raga, qui c'è Freeway, ragazzi, cioè, sti cazzi. Scusami. Io faccio. Ti ho fatto il tre, cioè, qua è il tre. Io ce l'ho appeso lì, porca miseria, non posso, ce l'ho appeso qua, guarda, ti faccio vedere. Cioè, guarda qua, guarda. Per dirtene una. Ma ho anche Heidi, là ho Heidi, ho. Ah, però adesso ti faccio. Ragazzi, anni 80. Vai. Adesso ti faccio male. Devo solo trovarlo perché non ho purtroppo più la copertina. Ne ho un paio qua senza copertina che sono proprio fighi. Allora, posso giocare un Capitan Harlock e mi gioco anche un Mazinga Z. Basta leggere qua. No? E qui mi gioco tutte le carte possibili. L'impero colpisce ancora. Bello, ho il vinile anch'io di quello, sì. Vabbè, ma qua di cacate ce ne sono tante, insomma, ti faccio to, guarda anche questo. Collegiala. Ma la presa, Questa quella è la versione, non è la è la versione. versione quella della Nespresso, Ah, della ok, Nescafè. no, perché sai che poi è stata rifatta da Gary Lowe. No, 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 questa è quella originale, quella dei colombiani che mischiavano Comunque ci il caffè ricordiamo con. degli Astro Robots.
Eccoli, Astro Robo, Robo, a voglia. Io tutte le mattine faccio la colazione e metto sotto la musica dei cartoni animati anni 70 e anni 80. No, qualcuno ha detto, ma parlate di musica, veramente è un'ora che stiamo parlando di musica. Lo so, Wender, l'ho persa, puttana la Juve, l'ho persa sta copertina. Aveva, tra l'altro, questa qua non è una canzone. Questa qua è la storia narrata che tu compravi con il libro, e c'era il libro con le immagini e tu ti vedevi le immagini. Però, cazzo e minchia, raga, io ho fatto mille traslochi. Dici di questo? Vabbè, quello è tanta roba, ma io te l'ho detto, ti faccio cose tipo qua. Giusto perché rimaniamo in campo Alan Parsons, ti posso mettere uno Stereotomi, che è proprio l'album anni 80 loro, con quelle sonorità, con quelle robe. Io faccio. Vabbè, Guarda facciamo un riassunto dei CD che abbiamo fatto, dei dischi che abbiamo fatto vedere. Vai, vai. Qualcuno si può scaricare illegalmente. Sempre Forza Toro, raga. Chi è arrivato dopo, magari ha visto noi che facciamo i pirla con i 45, ma noi abbiamo fatto un'altra sfida, che era quella Allora, di raccogliere 5-6 album. avevo proposto Liverpool dei Frankie Goes to Hollywood, poi Tracy Chapman con l'album omonimo, Vai. Tears for Fears, Duran Duran Arena, Phil Collins, primo album da solista, David Bowie, Never Let Me Down, e poi basta, no? Basta. Io invece mi ero giocato di Alan Parsons Project con The Turn on the Friendly Card, mi sono giocato i Tears for Fears con The Hurting, mi sono giocato Vasco Rossi con Siamo solo noi, Madonna con Like a Virgin, i Pink Floyd con A Moment to Lapse of Reason e i Queen con A Kind of Magic. Ah, parlatemi come mai, nonostante gli anni fossi piccolo, sia ancora. Allora, beh, diciamo che cosa è successo in quegli anni? Negli anni 80 c'è stata un'evoluzione un po' in tutto, dalla musica, pensiamo all'elettronica, ai computer, ai videogiochi, la moda. Quindi diciamo che quando si dice che negli anni 80 è partito tutto, un po' è vero. Soprattutto in Italia, che arrivavamo dagli anni di piombo, dagli anni 70, quindi bui, scuri. Guarda, Ermonezza. E quindi sì, ma anche il modo di fare cinema, gli anni 80 erano diciamo, il trionfo del colore, l'edonismo reaganiano, gi sì, giustamente. Se pe pensiamo solo alla nascita di MTV. C'era una cosa curiosa che mi aveva insegnato una persona che lavorava in MTV come montatore video. Diceva che i primi anni che montavano i video in MTV c'era la gente che diceva: guarda cosa stai facendo, cioè, i colori sono tutti sparati, sono sbagliati. Invece no, la nostra intenzione è quella, perché loro hanno proprio usato questa cosa qua di esagerare. Sì, noi in Italia avevamo Popcorn con Claudio Cecchetto, che poi ha tirato fuori DJ con DJ Television. Quindi tutti quegli anni là ci hanno accompagnato tutti i pomeriggi con proposte di video, notizie, concerti, anche delle interviste che sono poi diventate video, insomma. Diciamo che poi tutto quello che era di allora adesso viene dato in pasto moderna, e poi ho portato un vinile moderno, perché comunque noi degli anni 80 parliamo anche degli anni 80 visti oggi, non solo di dire ah, com'era un bel anni 80, così. Cosa hanno influito gli anni 80 nei giorni nostri, diciamo. Sì, poi soprattutto gli anni 80 con la nostra mente di quello che abbiamo vissuto e abbiamo visto e ci ricordiamo di quegli anni 80, ovviamente. Sicuramente questo vinile doppio di Stranger Things che ripropone proprio. Allora, cosa bella, ti faccio vedere. Intanto stai morendo, va bene?
No, no, io ho tre vinili che sono tre colonne sonore di film anni 80 paurosi. Ma io ti faccio impazzire adesso, perché ti tiro fuori un E.T. l'extraterrestre, e qua siamo su lidi alti, siamo proprio su lidi alti. Ti tiro fuori un Rocky 4, e qua, qua proprio con, cioè, insomma, c'è tutto. Tra l'altro dentro non mi ricordo se c'erano altri. Burning Heart, no? No, è l'album con Eye of the Tiger. Eh sì, Burning Heart, esatto. Eye of the Tiger, Living in America, di James Brown. E poi la chicca delle chicche, che Ghostbuster. Ray Parker Junior. Esatto. Ma... dai, non ha più i nostri amici, perché diventa poi veramente... un casino, ma ce n'è tanto. Gli anni 80 hanno influito oggi. Assolutamente, assolutamente. Io sono musicalmente sono più legato agli anni 70, devo essere sincero. Anche se poi gli anni 80 hanno regalato delle perle veramente tanto alte, ma io sono più rockettaro, no? Quindi io sono più legato a Pink Floyd, agli Who, ai Zeppelin, per dire, a Yes, a Deep Purple, insomma, quella frangia là. Però negli anni 80, per dire, gli Alan Parsons, come la Bengals o gli stessi Duran Duran, insomma, hanno tirato fuori anche delle cose fighe. Poi è arrivato il metal dagli Iron Maiden ai Metallica, che ne avanti, ma quello è tutto un altro discorso. E io però negli anni 80 invece sono più legato al mio lavoro, che è il cinema. Quindi sul cinema ne ho ce n'è tanta roba. L'altra sera ci siamo rivisti Cortocircuito, che non vedevamo da tanti anni. Erano anni che non lo vedevo e insomma. Allora, domani rimonterò tutto questo casino qua. Diciamo una versione più comprensibile. Bon Jovi, sì, Bon Jovi, ma faremo la versione rock, metteremo dentro tutte queste cose. Tutto quello che anni 80 ha tirato fuori di Pagliaccesco. Io vi ricordo di andare sul nostro sito, suglianni80.com. dove troverete tanti articoli che parlano di musica o di cinema, insomma un po' per tutti i gusti, anche di ricette, incredibile ma vero, ho aperto una sezione di ricette, quindi se voi stasera vuoi farti le pennette alla vodka, vai sul sito e prenditi la ricetta. Così, così. A caso. Oppure di gamberi, non ce lo vogliamo fare? Ma sai che io mi sono accorto di una cosa, perché l'altro giorno mi sono fatto la pizza e tutti mi dicevano: ah, ma ti sei fatto la Bismarck? Ho detto no, era una pizza col prosciutto e ci ho messo il gorgonzola, solo che la fotografia sembrava ci fosse Duke con la zazzera e vigna di brutto. E la pizza al Bismarck era una pizza che io associo moltissimo agli anni Ottanta. Sì. Era una pizza che andava, per noi bambini andava molto di moda, cosa che invece non esisteva la pizza con le patatine fritte e il Brewster. Cioè no. La pizza americana è arrivata fine anni 80, inizio anni 90, ma in quel periodo là, quando eravamo ragazzini noi negli anni 80, non c'era la pizza con le patatine e il Brewster, anzi se tu gliel'avessi chiesto una roba del genere te l'avrebbero tirata in faccia, come noi tireremo in faccia quella con l'ananas. Quando è arrivato Burghi a Milano è stata una rivoluzione. Sì, infatti. Poi, anche se c'era una paninoteca che era il Burger Time a Torino, che era ancora precedente al Burger, che ha chiuso negli anni, e ha chiuso, mi pare, 4 anni fa a Torino, però è rimasta per anni l'orgoglio sabaudo. Avrebbe tirato in faccia anche oggi. Probabile sì. Il Mello, c'era anche il Mello, giusto? Duke, che è un amico di Torino, si ricorda del Mello sotto i portici. Però prima ancora c'era il Burger Time, che era in una via interna, non mi ricordo il nome. E adesso, se non sbaglio, c'è Borbonese, vende le scarpe. Ho le balle, quindi possiamo andarcene. Esatto, ragazzi, io vi regalo un abbraccio, scassatevi il giusto, io devo andare ancora a smaltire la grappa di ieri sera. Ok, ciao. Ciao ragazzi, ciao.